Lasciamolo qui, andiamo. Sono fuori forma, Bob. Le ferie mi riducono uno straccio. È un peccato, signor Eskins, perché l'ambasciatore ha chiesto di lei. Ah, sì? Ora in vista, allora, Per uno che non è più in forma, spara molto bene. Non molto, ci sono altre cose in cui mi sento molto più ferrato. Che cosa fa stasera? Oh, quello che fa lei. Perfetto, sarà un'occasione per farlo insieme. Ho l'impressione che questo pezzetto di acciaio ce lo impedirà. Dovevo scrivere io le illusioni perdute. Lei scherza sempre, ma il buon umore le passerà presto. Oh, prego. Mi spiace molto per lei, Eskins, ma dovrà interrompere subito le sue vacanze. Colpevole del contrattempo è quel pezzo di lega d'acciaio. Zandor è stato rapito. Il professore che ha trovato la formula. Già, e lei deve riuscire a mettere al sicuro lui e la sua scoperta, che per noi ha un valore inestimabile. Sempre che quest'uomo non le faccia la sgambetta. Pierre Genet di Parigi, il mio vecchio amico e antagonista, si trova qui a Lisbona. No, per il momento, ma lo incontrerà presto, certamente. Non mi dà una bella notizia? Non sarà facile neutralizzarlo in questa missione. Beh, ci siamo trovati altre volte di fronte. Beirut, Ceylon, Hong Kong. È stato sempre un avversario leale. Ma qui a Lisbona troverà anche altri avversari. Si tratta di un gruppo di gangster. Oh. Perché non ci ha informati Genet che aveva l'intenzione di partire per Lisbona? Sa benissimo che noi del Design Bureau siamo contrari che lei lasci la Francia a nostra insaputa. Beh, ero stato improvvisamente invitato a trascorrere il carnevale a Lisbona dal mio vecchio amico Bardot e non ho pensato che... E da quanto tempo conosce il direttore Bardot? Siamo stati insieme al fronte. Dalla fine della guerra so che collabora alle ricerche scientifiche di un certo professor Zandor. Un momento, prego. Ehi, Letoa! Sì? Venga un po' qui. Il mio assistente Letoa ha ricevuto poco fa la notizia da Lisbona che il professor Zandor è stato rapito. Strano, non le pare? Credo bene. È una scoperta del professor Zandor, un acciaio imperforabile dai proiettili di armi convenzionali. Le grandi potenze sono tutte scese in lizza e anche noi siamo molto interessati, come può bene intuire, ad acquisire la formula di questa lega. Chi la possiede può dominare il mondo. Thank you.
aiutarla? Molto gentile. Non so come faccia ad avere voglia di nuotare in questa stagione. Ma così ho le idee più fresche se devo tenere a bada qualche seduttore. Oh, intelligente. E cos'altro? Non solo intelligente, anche graziosa. Mi ha aiutato a indossare il cappatoio soltanto per farmi dei complimenti. No. Cosa può dirmi del professor Zandor? La preferisco sotto questo aspetto. Detesto gli uomini che cercano flirt a buon mercato. Potrei essere della polizia, oppure un giornalista. No, questo lo escluderei. Perché? Oh, è molto semplice, perché ho già subito l'assalto di tutti i poliziotti e i giornalisti di Lisbona. Beh, che fa? Adesso se ne va? Devo, ho un appuntamento importante. Monsieur Genet. Sì? Io sono la segretaria del direttore Bardot. Ho fatto portare le sue valigie nella mia macchina, è laggiù. Ma come ha capito che ero io? Mi avevano detto che era un tipo alto e molto elegante. In ogni modo l'ho riconosciuta. Bada a non colpire Ethan. No, aspetta. Mi chiamo Ethel Green e sono cittadina inglese. Lavorata molto con Bardot? Oh no, saranno appena 6 mesi. Non mi ho mai parlato di lei, non sapevo che avesse assunto una nuova segretaria. Beh, forse perché prima ero l'assistente del professor Zandor. Bardot in fondo è soltanto un finanziatore. Ah, capisco. Le dirò anzi che sono preoccupata per lui. Vorrei che i rapitori avessero ucciso il professore. Può salire, prego. Ora! A terra! Ha sparato. Il primo colpo era per noi, non so da dove sia sbucato quell'altro, ma è stata una fortuna. Su, venga. Desiderano qualcosa? Sì, ci illustri un po' questa sua splendida città. Buongiorno signore e signori, mi chiamo Jenny Renoir. Vi do il benvenuto a nome della mia società e mi sforzerò durante questo giro attraverso Lisbona di darvi un'idea delle bellezze della nostra amena città. L'edificio alla vostra destra è il celebre chiostro di San Geronimo, costruito nell'anno 1510, un rifugio di pace vecchio di secoli. Attraversando la piazza Pombo, e se guardate dall'altro lato potete vedere il monumento a questo uomo illustre. Questi grattacieli ospitano gallerie d'arte, cliniche ostetriche e scuole per fotomodelle. Sie sind bei Jenny im Bus.
Venga, un momento. Vorrei consegnarle un prontuario dei nostri giri turistici. Grazie. Che ci fa? Lei chiami un taxi, per favore. Io ritorno subito. Bene. Ho dato una camera, a nome Genet. Una camera tranquilla? Sì, grazie. Numero 401. Hai sentito dov'è? Sì, camera 401. Si accomodi, è la sua camera, Monsieur Gene. Sono della polizia, commissario Oliveira. Non c'è altro in giro, sì. Lasci stare lì e cerchi ancora. Mi aspetto delle altre visite. Cosa è venuto a fare in Portogallo? È un paese meraviglioso, pieno di sole e allegria. Sono cose che attirano sempre un francese. Io le ho rivolto una domanda ben precisa, Monsieur Genet. Oggi a Lisbona c'è stata un'esplosione in questa camera d'albergo e soltanto ieri all'aeroporto di Parigi è saltato un aereo passeggeri. Come la spiega lei tutta questa furia distruttrice? Forse è un nuovo metodo per aumentare le richieste di consumi. Io trovo solo strano che queste cose succedano dove compare lei. Non ci avevo pensato. Una coincidenza significativa. E allora? Salve. Salve, Genet. È stato lei a prepararmi questa emozionante accoglienza? Stavo per farle la stessa domanda. Ah, bene. È la sua camera questa? Sì. Graziosa, non è vero? Avevo anche installato un microfono. Avrei ascoltato volentieri i suoi discorsi. A sua insaputa, si intende. Le sue attenzioni mi commuovono. Se la facessi arrestare, salterebbe subito sull'ambasciata del suo paese, non è vero? Questo è certo, e procurandole molte emicranie diplomatiche. Lo so. Anche lei è della stessa opinione, Monsieur Genet. No, la ringrazio. Il suo tabacco non è di mio gusto. Grazie. Lei crede di conoscerci bene, non è vero, signor Eskin? Perché? Vuole? No, non voglio storie con la NATO. Vorrei poter arrivare a godermi la pensione. Andrade? Veda lei che nessuno molesti questi due signori. Potete andare liberamente. Grazie, signor commissario. Portiere, sono Genet. Vorrei disdire la prenotazione della mia camera. Penso di cercarmi un alloggio che offra meno sorprese di questo. E lei? Non preferisce anche lei cambiare albergo? No, adoro l'imprevisto. Trovo che sia più semplice cambiare di nome. Allora, ha fatto venire quel taxi? Come? Oh, mi scusi tanto, la prego, l'ho scambiata per un'altra persona. Non importa, le spiacerebbe tenermi un istante il mio cookie? Si figuri, cosa vuole che mi costi? Molto gentile, grazie. Il nostro killer migliore è morto, ma noi siamo sempre più forti di tutti gli altri. Più di Eskins, ad esempio. E di Genet, soprattutto. Avete scordato qualcuno? Ethel Green? Bisogna togliere di mezzo anche lei, se vogliamo mettere le mani sul professor Zandor e la formula. Finché ci sono io, la Green non deve darci pensiero. Bisogna eliminarla. Sarebbe un errore. Dimentica Ethel Green e occupati invece della signora Bardot. D'accordo, come vuoi. Ma credi veramente che quella formula valga tutti i rischi a cui andiamo incontro? Qualunque nazione è disposta a pagarla a peso d'oro, ma per averla dobbiamo prima eliminare quei tre. Di Ethel Green posso occuparmene io. D'accordo. Credo che tu sia la persona più adatta.
le acciaierie. Vado. Lei è troppo nervoso, Gene. Miss Green ci ha preceduti alla fonderia. Preferisco quelle mie. Andiamo. Grazie. Grazie tante. Ma da qui non si va alla fonderia. Non sia così diffidente come mio caro amico. Dirotto sempre un poco per confondere le idee a certe persone. In due giorni hanno già compiuto 4 attentati contro di me. Beh, mi supera di 2. Ma l'abbiamo scampata, ci è andata bene. È andata bene a lei, per me non è stato un caso. Cosa vuol dire? Abbia pazienza e lo capirà. Osservi quella macchina lì. Ma che storia è questa? Ti aspettavano? Ora capisce la ragione? È blindata. Ma con cosa? Con un nostro nuovo acciaio. La formula di Zandor. Sì, è stato per questo che l'ho fatta venire con me. Temo per la sua vita. Vorrà cominciare subito a svolgere le sue indagini, Monsieur Genet. Bardou è stato assalito qui, davanti a questo apparecchio. E da quest'altra parte, e venga con me, la prego. Il professor Zandor, prima del suo rapimento, è stato narcotizzato mediante un'iniezione. Cosa c'è lì? C'è il laboratorio, Monsieur Genet. A lei non è successo niente? Assolutamente, il loro interesse si limitava alla persona di Zandor. Le lastre sono ancora sperimentali. Prima mi aveva accennato a un ricevimento. Sì, anche se a me interessano poco certi divaghi. La cosa che più mi preme in questo momento è di scoprire chi ha rapito il professor Zandor. Vuol dire che dobbiamo rinunciare a divertirci un po'? Ma no, tutto il contrario. La signora Bardou ci ha invitati per questa sera a partecipare a un ballo mascherato. Abbiamo invitato tutti quelli che avrebbero potuto avere un interesse alla scomparsa di Zandor. Mi scusi, la prego. Lei sa dove posso trovare un costume in affitto? Ah, sì, certamente. Vuole un costume da astronauta o da uomo rana? Da noi c'è di tutto, non ha che da scegliere. Non voglio andare né troppo in alto né troppo in basso. Ah, capisco, può restare coi piedi per terra, eh? Già, ma come starei con un domino? Spero ne abbia uno della mia misura. Scusi un istante, ritorno subito. È il negozio più rifornito di abiti a noleggio. Ah, buongiorno. Signora, signor, buongiorno. Vuole un costume da astronauta o da uomo rana? Qui c'è di tutto, non ha che da scegliere. Non voglio fare esperimenti strani, preferisco un domino che è più tranquillo. Di che colore? Quello che le pare, faccia lei, purché non sia rosso. Bene, un secondo. Ci stanno le calcagna. Me ne ero accorto. Dove abitava il professor Zandor? Con il direttore Bardou. Lei non ha mica idea se da qualche parte il professor Zandor avesse un suo laboratorio segreto? Se era segreto, come crede che possa saperne qualcosa? Molto giusta, ha ragione. Questo le piace, signore? Sì, è molto bello. Spero che mi vada bene. Non c'è dubbio, la sua misura. Vuole farlo recapitare alla villa di Monsieur Bardou? Sicuro, vuole anche lei qualcosa? Sceglierò anch'io un costume, ma da sola. Così non potrà riconoscermi. Si accomodi, prego.
Lei è poco leale, commissario. Poteva anche annunciarsi con la sirena. No? D'accordo, monsieur Gene. Ne farò installare una espressamente per lei. Ah, ce n'è già arrivata, venga. Scusi il disordine, ma siamo ancora in alto mare. Le do il mio benvenuto, Monsieur Genet. Mia moglie, Mike Denham, mio amico e collaboratore. La sua venuta qui ci ha fatto molto piacere, Monsieur Genet. Mio marito conta su di lei. Per favore, Anna, non ora, dagli tempo di prendere lei piatto. Lei è un noto psichiatra, a quanto ho sentito. Mi consideri un amico, non un medico. Se vuole seguirmi, le mostrerò la sua camera. Penso subito anche ai suoi bagagli. Se non le piacesse, ci sono altre camere che danno sul giardino. Ma chi è? Certo, non un psichiatra, come vuole farmi credere mio marito. Aiutami a spostare in là le sedie. Sarà meglio stare in guardia. Dov'era la stanza del professor Zandor? Si riferisce alla stanza in cui alloggiava o a quella del suo laboratorio? Tutte e due. Un momento, c'è qui qualcosa che, data la situazione, le potrebbe interessare. Il laboratorio segreto dovrebbe trovarsi in questa costruzione, dai pochi accenni che mi fece il professor Zandor. Anno Domini 1879. Conosce l'edificio? No, non ci sono mai stato. Cosa cerca qui? Semplicemente una lettera che lei mi ha sottratto con molta abilità dalla borsetta. Che non le apparteneva, però. Me l'aveva data il professore. Ma la busta era vuota. La lettera è bruciata. No. Non è vero. Lei è venuta qui per cercare i suoi appunti. Oh, non la capisco. Oh, un momento, bellezza. Non ho ancora finito. Stia
Zia, ferma! Le ho detto che non ho ancora finito. Ma è impazzito! Tutto il contrario. Ho fatto diverse esperienze negative, sono diventato prudente. Durante la guerra ho conosciuto una donna che era bella almeno quanto lei. E posso aggiungere anche altrettanto scaltra e pericolosa. Adesso la prego di spogliarsi nuda. Coraggio! Cosa sta aspettando? Anche il resto. Aber Haskins, ich muss mich doch sehr wundern. Ich habe Sie immer für einen Gentleman gehalten. Sie sind ja ein Wüstling. So kann man doch nicht mit einer Dame umgehen. Ich würde Ihnen am liebsten eine runterhauen. Aber 3000 Jahre Kultur hindern mich daran. Ah, 3000 anni. Se li porta bene. Salvare sempre la forma. In ogni circostanza. Non so se un uomo come lei possa capire certe cose. Jedenfalls sie es vor, Damen beim Anziehen zu helfen, anstatt beim Ausziehen. La ringrazio molto, Monsieur. Questa volta a lei le è andata male. Benissimo. Devo ammettere con rammarico, amico mio, che ha saputo fare un ottimo lavoro. Grazie per il complimento. Ah, non c'è di che, io lo dico di cuore. Lei è un uomo impagabile. Veramente? Ah, sì, sì, sì. Tutto sommato non è molto in forma quest'oggi. Finirà per farsi male, stia più attento. Se continua così, il suo futuro lo vedo traballante. Ah, pensi piuttosto a sé, Mister Universo. Lei è un essere spregevole. Sì, ma è un giudizio ricambiato. Possiamo darci la mano, sa? Beh, in fondo ha ragione. Nessuno di voi è molto immacolato, sa? Dobbiamo filare. Ti ha seguito qualcuno? Sì, ma sono riuscita a seminarlo. Il professore si è ripreso? Purtroppo no. È sempre in stato di semi-incoscienza, ci vorrà tempo. Non ne abbiamo da perdere. Ma è completamente prostrato. Le sue facoltà mentali hanno subito un grave colpo. Mike, tu vedi una soluzione? Certo. Per adesso i nostri avversari devono credere che il professore sia morto. No, non sarà facile. Ci penso io. Dica, professore, si sente la forza di affrontare un viaggio? Sì. Sa, io comincio a diffidare di Mike. Dobbiamo andarcene prima che torni. Su, lo aiuti e mi segua. Thank you.
Non abbia timore, stia calmo. Non le domanderò cosa sta facendo qui. In casi simili si usa farlo. E va bene, seguiamo le regole. Che cosa fa qui? Cercavo lei. Su. Va bene, le credo sulla parola. Si spogli. Ha deciso di vendicarsi, eh? Abbiamo già stabilito che in questo modo non si trova nulla. Vero? Già, per l'appunto. Però non sarebbe meglio comportarsi da persone normali, invece? Eh? In che senso? Quello più comune. Mi passi le braccia intorno al collo. Smetta per un istante di fare il detective e si comporti solo da donna. Essere donna è la cosa che so fare meglio io. Protettore. Come va? Le spiace se entro un momento? Capita male stavolta, stavo andando sotto la doccia. Avrei potuto aprire con un passepartout, ma ho preferito bussare. Sono corretto, non le pare? Oh, beh, si accomodi. Riceverà altre visite oggi, perciò stia in guardia. Visto? Che le dicevo? Mi fidi di tutti. Il signore era con lei? Io veramente non ho l'abitudine di sparare sulla mia gente. E allora per chi lavora? Il suo abito arriva da Formosa. Però lui non è cinese. Fabbricazione giapponese. E falsi documenti norvegesi. Conosce quest'uomo? Non l'avevo mai visto prima. Silenzio. Il nostro amico Oliveira.
Vada giù, ma non apra la porta prima che arriviamo noi. Cosa diciamo al bravo commissario? Lei conosce il trucco del room? Un'ottima idea. Tutto a posto, andiamo. Adesso può farlo entrare, mentre noi ci beviamo un goccetto. Speriamo che funzioni. Buonasera, mi scusi se la disturbo. Salve. Salute. Jean Varowski, due proiettili, signor commissario. Veda se riesce a scoprire cosa cercasse qui. La cosa è seria, signori miei. Più di quanto voi crediate. Il suo cappotto? Direi di sì. Dica alla signorina di rivestirsi. Riesamineremo con più calma tutta questa faccenda. Ma al commissariato stavolta. Da quanti anni ci conosciamo noi due, Eugene? Ad aprile saranno 10. 10 anni pieni, esatto. E come ha potuto pensare di mettermi fuori strada con questo stupido trucco? Perché non prova ad offrirmi una sigaretta? Mike, finalmente sei qui. Oh, scusa. Credevo fosse mio marito. Lei non beva neanche una goccia e non si allontani da me. È meglio tenerci uniti. Scusi la mia curiosità, ma voi da cosa siete mascherati? Come da cosa? Da poliziotti, Monsieur Eugene. Ah, originale, ma così si terranno tutti alla larga. Mi sembra che Ethel Green non sia ancora arrivata. Quella ragazza prima o poi le darà una spiacevole sorpresa. Crede che non sappia già da tempo che sia un agente? Lei mi sottovaluta troppo. No, senta, sono troppo preoccupato per pensare a mascherarmi. Nessuna notizia di Zander? No, e se devo essere sincero comincio a disperare. L'unica cosa che mi è rimasta impressa nella memoria è la formula base. Tutto sommato penso di affidarla a lei perché la custodisca.
sarà più al sicuro, o almeno spero, nel caso che il quinto attentato non sia l'ultimo della serie. D'accordo. La ringrazio. A sapere com'è andata? La musica era forte. Non ho capito cosa si dicevano. Gli ha dato qualcosa? Un paio di fogli, tolti da un blocchetto di appunti. Che cos'hai? Niente. Sei inquieto? No, perché mai? Non devi nascondermi nulla. Credi abbia saputo qualcosa di noi? Non so neanche questo, ma comincio ad avere paura. Sciocchezze, con me non hai nulla da temere. Salve. Che cosa fa nel mio letto? L'aspettavo per scendere al ballo con lei. Nuda? Non è molto ortodossa. Perché no? Sto bene vestita da Eva. Le foglie di fico mi donano. Non c'è dubbio che il suo costume avrebbe molto successo. Chissà quante fa questi complimenti. Che cercava nella mia camera? Non l'ha ancora capito? No. Ah, ci pensi su un attimo, è facile indovinarlo. La sua offerta mi lusinga molto, ma purtroppo sono costretto a respingerla. Ah, non credevo che fosse un sacrificio così grande. No, se capissi lo scopo. Mi ritiene tanto subdola. Non ho alcuna intenzione recondita, credevo che conoscesse meglio le donne. Sono innamorata. È un peccato che non ci siamo incontrati prima, in una situazione diversa, in vacanza, ad esempio, a Parigi o a Vienna. Forse allora mi sarei innamorato pazzamente di lei e avremmo raggiunto insieme il settimo cielo. Non sono mai stata a Parigi, né a Vienna. E nemmeno al settimo cielo. E non ci andrà. Comunque, non con me. Peccato. È arrabbiato con me ora? No. Ma quando gioco preferisco non perdere. Ma cosa succede? Per favore, non entrate. Indietro, signore, indietro. Chiuda la porta, nessuno lascia la villa senza il mio permesso. Cos'è Andrade de Guzman e Gioie Deliberate, potete andare. Conducili fuori. Grazie. Lei venga con me, prego. Beh, è riuscita a ottenere da Genet ciò che voleva? L'ho vista, sa, quando è entrata nella sua stanza. Geloso? No, solo curioso. Ho occupato il suo letto per un po'. Con successo? Quando un uomo si ritrova una donna a letto diventa di colpo loquace. Prima si è chiacchierato un poco, poi si è seduto accanto a me. E poi? E poi è continuata la nostra schermaglia. Un divertente battibecco. E da questo cruento duello chi è uscito vincitore? No, ancora non lo so. Stavamo quasi arrivando al dunque quando si è sentito boom. E lui ha ruggito come un leone ferito e morente. Davvero? Scusate, il commissario vuole parlarvi. Con piacere. Signora Bardot, lei sapeva che erano stati compiuti diversi attentati alla vita di suo marito? Sì, se non sbaglio, due. E penso che fossero collegati alla scoperta di Zandor. Per l'acciaio? Precisamente. Lei cosa sa degli attentati? Non molto, solo che non sono stati due, ma cinque. E quali erano i suoi rapporti con il direttore Bardot? Ero il suo segretario. Però non mi teneva al corrente degli esperimenti di Zandor. E lei? Io studio fisica pura. E con Bardot volevo ampliare le mie cognizioni. E da me che cosa vuol sapere? Il suo nome? Jenny Renoir. Sono benestante. Mi diletto a collezionare farfalle. Mm?
Johansen. E sono un amico di famiglia. La sua occupazione? Beh, pratico molto sport. Golf, tennis, polo. Diciamo allora, un uomo d'affari, vero? Sì, diciamo. Ho cercato di acquistare legalmente la formula del nuovo acciaio scoperto da Zandor. Non so quanto la cosa sia divertente, signor Eskins. Deve strimpellare ancora per molto. Lo trovo fuori luogo. Almeno quanto alle vostre evasive risposte. Credete che alla polizia siano un mucchio di imbecilli? Al nostro solito rifugio, come sempre. Ti aspetto lì fra 2 ore precise e cerca di essere puntuale. Ma sì, va tutto bene. Ecco, guardi, l'altra metà me l'avrebbero data dopo. Quando? La dovevo portare al porto, al secondo deposito. Beh, non riceverai il tuo compenso, perché andrò io a incassarlo. Sono io, Eskins. Mi viene. Se si sente solo senza di me, sto andando al porto, al secondo deposito. Salve, Jeanne. Butti la pistola e veda di non fare sciocchezze. Sul pullman le avevo dato un dépliant con una dedica, perché non ha seguito il mio consiglio. Non era un consiglio, ma un ordine. E io non sopporto le imposizioni. Non c'è niente. Jeanne, dove sono gli appunti di Bardot? Non lo so, avevo intenzione di chiederglielo, ma... era già morto. Già, ma prima di morire, mentre si trovava con lui in biblioteca, lui le fece un piccolo regalo personale. Ed è quello che vorrei vedere. Temo che lei mi sopravvaluti. Ed è anche troppo fiducioso, Johansen. Restate dove siete e buttate le armi. Provi a sparare, allora. Il suo amico è spacciato. Se lo facessi, uccideresti Loca dalle uova d'oro. Fate come ha detto. Perché Genet possiede la formula base che gli ha dato Bardot.
Adesso Gené mi dia quegli appunti. Mi dispiace, ma non li ho, come ripassi un po' più tardi. Oh, no, subito. Collezionare manoscritti è la mia passione. Anche la mia. E quelli di Bardot sono molto preziosi. Faccia un secondo passo falso, con me almeno. Collezionare manoscritti è anche la mia passione. Comunque, devo ringraziarla molto per l'aiuto. Peccato che non possa dire altrettanto. Ma una cosa le assicuro, il prossimo round sarà mio. Venga, eccola qui. No, questa non corrisponde, professore. La formula era diversa. Assurdo, è impossibile. Forse ancora non ricorda. Dagli un altro paio d'ore. Dopo avremo la formula. Sono sicuro. D'accordo, 2 ore. Bene. Salve, commissario Oliveira. Buongiorno. Mi conceda un momento? Oh, veramente vado un po' di fretta. Ma se accetta posso condurla per un tratto. Certamente, andiamo pure. Dove? Al porto. Vorrei mostrarle una cosa molto interessante. Vediamo che lo sia per davvero. Sigaretta, Miss Green. Troppo forte, no, grazie. Stamani, vicino alla Battiso. Ma il professor Zandor? Sì, è proprio lui, è il professor Zandor, glielo posso assicurare io. La fotografia è scolorita. Lo riconosco lo stesso. Il viso del morto è completamente irriconoscibile, signor commissario. Ha sentito? Quello non è il professor Zandor. E io sono assolutamente sicura di ciò che dico. Grazie, Miss Green. Ieri hanno rubato un cadavere dall'istituto di anatomia. Si accerti lei se si tratta di questo. Come mai va tanto di fretta, Madame Bardot? L'aspetta qualcuno? No, facevo 2 passi. Sola sola? E perché no? Le ha dato appuntamento qui Mike, il suo amante? Cosa è questa storia? Ho l'impressione che ora esageri. Chi è questo Mike? Che parte recita in questa faccenda e cos'ha a che fare con lei, madame? Mi lasci, per favore. Ieri sera al ballo è stata molto carina nei suoi confronti. È il suo amante o no? Non le permetto, capito? Lasci andare la signora, Gené. Si tranquillizzi, madame Bardot. È sotto la mia protezione. Le do la mia parola d'onore che non sarà più importunata. Vada, se vuole. Però un risultato l'ho ottenuto lo stesso. Che cos'è? La borsetta di Madame Bardot? Sì, non se ne è affatto accorta che gliel'ho sfilata dalla mano.
Crede che sia stata lei a uccidere il marito? Assolutamente no. Ma sono sicuro che sa molto di più sull'accaduto di quanto noi pensiamo. Questo sì. È legata a questo Mike. Le donne fanno spesso ciò che vogliono i loro amanti. Sì, capita anche agli uomini. Mike, finalmente. Non sapresti nemmeno immaginare che paura ho avuto, con che ansia ti ho desiderato, Mike. Vieni qua. Ich habe schon alles zur Abreise vorbereitet, siehst du? Hast du die Unterlagen von deinem Mann? Ja, zum Glück habe ich sie in die Manteltasche gesteckt. Nee, hast du nicht gefunden? Nein, ich habe alle Schubladen durchsucht. Auch den Safe? Warum bist du so böse? Habe ich was falsch gemacht? Den Weg hättest du dir sparen können. Die Formen stehen in jedem Lexikon. Caro, io ho fatto quello che ho potuto. Devi credermi, Mike. Non c'era altro, te lo assicuro. Sì, ho capito. Lasciami pace. Oh, si direbbe che ti importa solo la formula. Ha ragione, proprio così. Sulle mani e fermo lì. Non ci faccia troppo caso, madame, la prego. Il mio aiutante certe volte è un po' rude. Ma... Badi a non fare sciocchezze. Non si rende conto della sua posizione? Suo marito l'amava e lei invece... Lei si mette in combutta con questo volgare bandito e non si accorge nemmeno che è lui l'assassino di suo marito e che cerca soltanto di sfruttarla. Non dargli ascolto, mentisce! Sei stato tu ad ammazzarlo. Va bene, ma non avevo scelta. Togli le mani da lì. Un momento. Una bomba a orologeria, niente male. Ora, ma mira con calma. Al riparo, capo! Maledizione, non sei buona a niente. Vai, Bob, ti copro io. Anda! Ferito? Non mi seccare, dobbiamo tirarcela, presto, andiamo! Attento laggiù alla macchina! Presto, sulle scale! Siete un tassì se avete fretta. So, Haskins, diesmal habe ich Ihnen geholfen. Ich glaube, jetzt sind wir beide quitt. Kleiner Irrtum, Genet. Steht immer noch 2-1 für mich. Die Waffen weg. Warum behandeln Sie mich wie einen Gefangenen? Was soll das? E allora parla subito. Se no, continuo la musica. Smettila, Bob. Non ci si comporta così fra gentiluomini. E va bene, mi occuperò di Jenny. Lei mi ha attraversato la strada un paio di volte, non è che mi sia divertito. Madame Bardot e il suo amante sapevano dove si trova nascosto Zandor? Lei l'ha uccisa. E io so che non fa nulla senza un motivo. Non sia così ostinato. Finirà per parlare, sa? I metodi non mancano. Bene, Genet. Ha avuto tempo di riflettere? Pensi bene a quello che le ho detto. La striscia verde è assolutamente imperforabile. Ma non altrettanto quella rossa. Su, parli.
È la sua ultima occasione. Che sa del rapimento del professor Zandor? D'accordo. Dovevo saperlo che da lei non avrei cavato niente. Fra due secondi sarà tutto finito e la colpa sarà solo sua. Riprendiamo da lei, Johansen. No, non lo faccia, Haskins. Parlerò. A questo punto non ho niente da perdere. È stata Ethel Green. Lei mente. È la verità, Haskins. Mi dia ascolto. Lei saprà certamente che Ethel Green lavorò come assistente di Zandor. Si conquistò la sua completa fiducia. E quando ne seppe abbastanza, lo rapì. E non c'è altro. No, no, aspetti, Haskins. Mike ebbe anche la sua parte nel gioco. Dopo il rapimento, egli agì seguendo le direttive di Bardo. Mike lavorò anche per me dopo. Ethel però intervenne e trasportò Zandor in tutta fretta in un altro luogo. Che si trova? Questo non lo so, glielo assicuro. Noi aspettavamo solo che Mike si impadronisse di quella formula. Dopo avremmo fatto scomparire anche Ethel. Jenny, lo vede che avevo ragione? Non gliel'avevo detto che questo Mike si era impelagato in un doppio gioco? Ma il nostro gioco era migliore. Il solo guaio è che al dunque quella bionda inglesina ci ha preceduti tutti di un soffio, facendosi la parte del leone. E noi, come due idioti, ce ne stiamo qui e ci ritroviamo con un pugno di mosche. Sa dove sia Ethel adesso? Le bombe ad orologeria di Mike. Sono ordigni precisi, non si illuda. Mondo cane, ma sono cieco. Nella sua stanza avevo trovato una bomba a orologeria. Se è così, si tratta di minuti. Sì, dobbiamo correre da Ethel, se non è troppo tardi. Giù la pistola. Io so dove è Zandor. Dai, sbrigati. Sono riuscito a trovare il suo nuovo nascondiglio. Già, ma troppo tardi ora. Siamo da capo se quei due ci precedono. Coraggio, venga, professore. Ma dove volete portarmi? Al sicuro, professore, per il suo bene. Zandor non è più qui. Ethel è riuscito a portarselo via in macchina. Dobbiamo tirarlo fuori. Tra 10 minuti la bomba esploderà. Dovrebbe essere qui, in base alla foto della casa di Ethel. Chi le ha sparato? Il professore è in pericolo di vita. Dov'è ora? Nell'auto di Ethel. E nella macchina c'è una bomba. Continua. Fra 9 minuti... Su, parli. Dov'è diretta? Ah!
senso vietato. Farò pagare la multa a Oliveira. Sono le macchine dei gangster. Quanto tempo ci resta? Sono passati 3 minuti. Dovremmo averne ancora 6 all'incirca. Comprima il fazzoletto sulla ferita. Oh. Questione di secondo. Acceleri! Ho giù tutto il pedale, ma questa carcassa non mi risponde. Ehi,
la formula, professore. No, non l'avrà nessuno. Sarebbe la rovina del mondo. Venga, professore, venga. Mi lasci. Faccia presto. Allontaniamoci. Venga fuori, Ethel. Che succede? Corra, corra. Tira su. Salvato la vita. Per un caso. Io rincorrevo soltanto quella formula. Che nessuno di noi ha avuto. Eskins! Il professore è morto. Dove correte così? Mi rincresce che nessuno di voi consegnerà la formula al proprio servizio segreto, né lei a Parigi, né Eskins a Washington. Né lei a Lisbona, commissario. Né lei a Londra. Beh, è inutile rimpiangere. È stato meglio. Mi chiedo cosa avrebbe fatto se fosse riuscita a ottenerla. Se fosse riuscita ad avere io quella formula, credo che l'avrei fatta scomparire. Sì, l'avrei distrutta. Un'ottima idea. Signor commissario, abbiamo trovato la formula. Adesso può distruggerla. Distruggerla? Sfruttarla? Arrivederci. Addio, a presto.